e i cavalli che sono prossimi alla partenza. Ci siamo, la terza da Varese, la prova per gli amatori, partiti. La Tesseul insieme a Quanqui Maxime, i due battistrada dichiarati che si portano al comando, avendo poi alle spalle un quartetto composto da Sirota all'interno con vicino Funkmaster Flex all'esterno e tra i cavalli galoppa Monami Lamour insieme a Ramirez. Quanqui Maxime alla fine ha vinto la resistenza di La Tesseul, si è portato al comando avendo l'avversario in scia e di fuori Ramirez, quest'ultimo che prova a scalcare La Tesseul per portarsi alla sella del battistrada, che sempre Quanqui Maxime, lo strappetto intermedio di gara, Quanqui Maxime, Ramirez e La Tesseul, i tre vicini davanti agli altri tre che sono sempre composti da Funkmaster Flex, Monami Lamour e ancora Sirod. Concorrenti che piombano sulla piegata conclusiva con Quanqui Maxime che è sempre in vantaggio. Qui Ramirez ha perso un pochettino il contatto da questi due con all'interno La Tesseul che è della partita, e allora Quanqui Maxime contro La Tesseul, si rinnova un match disputatosi un mesetto fa circa. Quanqui Maxime in vantaggio sotto la pressione esterna di La Tesseul, gli altri sono più indietro, Quanqui Maxime allo steccato, di fuori La Tesseul, i due che sono sempre separati da mezza lunghezza, con La Tesseul che prova con le unghie e con i denti ad andare su Quanqui Maxime che ha preso lo steccato, Quanqui Maxime che si prova a arroccare all'esterno, La Tesseul che però nel tratto finale sta passando La Tesseul. La Tesseul su Quanqui Maxime, Funkmaster Flex e tutti quanti gli altri. La Tesseul aggredisce nel tratto conclusivo Quanqui Maxime, lo sopravanza 100 dal palo, già da menato in sella. La Tesseul, i colori di Cantacerniglia, il training di Terenzio Manili e Maurizio Manili ovviamente, per la seconda moneta Quanqui Maxime, per la terza sbuca Funkmaster Flex. La Tesseul vince su Quanqui Maxime.